Grazie, buongiorno. Lasciatemi dire prima di tutto che parlare di paesaggio e di giardini e di utilità e bellezza, quella che diciamo un modo poetico per esprimere quella che oggi gli economisti definiscono la multifunzionalità dei paesaggi e dei giardini, cioè la capacità di fornire funzioni economiche, produttive, ambientali, culturali, in senso lato, parlarne in una città come Pistoia che per l'utilità e la bellezza dei giardini mediterranei ha fatto e fa più di ogni altra città. I vostri alberi, i vostri arbusti abbelliscono i giardini di tutto il Mediterraneo, è certamente una grande soddisfazione. Utilità e bellezza allora, e multifunzioni nel Mediterraneo. Giardini e paesaggi sono il risultato dell'incontro tra la natura dei luoghi, la storia e la cultura e le tecniche che sono nella storia dei luoghi e la percezione che di questi luoghi si ha, hanno le popolazioni che li vivono, hanno i viaggiatori che li visitano, i poeti, gli scrittori, gli artisti che li dipingono, li raccontano. E tutta questa storia nasce in questi luoghi, nei luoghi noti come i luoghi della mezzaluna fertile, luoghi di grande natura, di grande storia e di grande percezione, perché sono i luoghi, quelli del Mediterraneo, dove la natura fa incontrare tre continenti, dove la natura si manifesta, pensate all'Italia così protesa in questo mare, con montagne, pianure, con questa grande diversità naturale, con vegetazioni molto differenti, dai boschi delle Alpi alla macchia mediterranea del sud dell'Italia, storie che sono le più antiche e le più complesse dell'uomo, le diverse civiltà si sono incontrate nel mare Mediterraneo, e la percezione che neanche a dirlo i luoghi del Mediterraneo hanno davvero ispirato le pagine o i dipinti più importanti e più famosi. E la storia del giardino e del paesaggio mediterraneo e delle sue funzioni e della percezione di queste funzioni e del rapporto dei giardini e del paesaggio con chi vive il Mediterraneo è una storia antichissima. Le testimonianze si hanno fin dall'inizio della storia dell'uomo. Io inizio con questo ricordo dell'epopea di Gilgamesh. Siamo nel terzo millennio avanti Cristo, 1500 anni prima di Omero, 1500 anni prima della scrittura della Bibbia, per trovare già i caratteri di straordinaria bellezza che sono propri dei giardini, i frutti, i fiori che diventano gemme, il meglio che la natura offre rappresentata in un giardino, è un giardino che si presenta appunto in Gilgamesh di fronte al mare, sulla riva del mare. Gli storici non sono molto certi che si trattasse del Mediterraneo, poteva probabilmente essere il Golfo di Aden quanto oppure il Mar Rosso, guardando appunto la posizione geografica della mezzaluna fertile, però è certamente nel Mediterraneo, attraverso il Mediterraneo, che questa storia diventa quella che arriva a noi. Nel piccolo riquadro in bianco, quel giardino disegnato, coevo del racconto di Gilgamesh da cui ho tratto la prima citazione, è l'idea
viene definita come l'idea primigenia del giardino, l'idea essenziale di un giardino. Cos'è un giardino? È un luogo chiuso. Vi ricordo che il termine giardino deriva da gardo, che significa in una antica lingua indogermanica, significa appunto recinto, che chiude, protegge un albero da frutto, perché negli alberi da frutto c'è sia la bellezza dei fiori, dei frutti, che l'utilità dei frutti, evidentemente. È una storia che inizia 3.000 anni fa, ma è una storia che nei suoi elementi essenziali si mantiene ancora oggi. Quelli che vedete sono i giardini di Pantelleria. All'interno di queste grandi costruzioni, alberi da frutto, agrumi, solitamente, arance e limoni, perché gli agrumi, più di tutti gli altri alberi, hanno la capacità di portare insieme fiori e frutti, il fenomeno che noi agronomi chiamiamo la rifiorenza. Durante tutta la stagione, durante tutto l'anno, fiori e frutti si alternano. Nulla di meglio un albero e un giardino, e nulla di più importante da difendere con costruzioni, vedete, di grande che sono il risultato di una grande fatica. Credo che da nessuna parte al mondo, come a Pantelleria o nel Mediterraneo, perché costruzioni simili sono presenti, anche se non formalmente così perfette, sono presenti in altre aree del Mediterraneo, da nessun'altra parte al mondo si fa tanta fatica per fare crescere un albero. Sottolinea questo il valore le popolazioni, le persone assegnano agli alberi. Quel giardino che avete visto nel riquadro, il giardino sumero del 3000 avanti Cristo, è una immagine che fa riferimento a un mito, a uno dei miti più antichi, che poi però è il mito che ritroviamo nella storia, perché Inanna diventa Demetra, diventa Cerere, attraversa tutta la storia del mito. Ed è un giardino realizzato dalla Uruk, nota come essere la prima città, destinato a proteggere l'albero, la fecondità dell'albero dal furto, dal vento del deserto, dalle tempeste di sabbia, dal morso delle capre, essendo un giardino dallo sguardo dei curiosi, così come la dea difende la propria fecondità, la propria maternità. Il giardino è simbolo del grembo. Lo è stato in tutta la storia dell'uomo. Io qui ho citato il mito di Inanna, ma appunto subito dopo potremmo andare al grembo dell'inno a Demetra. È famosissimo al giardino chiuso, alla fontana sigillata del Cantico dei Cantici nella Bibbia. Questa identificazione forte tra la nascita, l'origine della vita, il miracolo della fecondità, che è proprio del grembo, della donna, ma che è anche dei giardini, è un elemento che inizia con la storia dell'uomo e si mantiene tra miti, leggende, religioni ininterrottamente. Facevo riferimento prima al fatto che dentro il giardino di Pantelleria, a simboleggiare l'utilità e la bellezza in un solo albero, in un giardino e in un solo albero, erano gli alberi di agrumi, quindi alberi che conosciamo come alberi da frutto, che ben sapete in molte regioni del Mediterraneo e non solo sono alberi di grandissimo interesse economico. L'arancia insieme alla mela e alla banana è il frutto più prodotto al mondo. Il mito delle Esperidi ci ricorda ancora una volta l'importanza affidata a questi alberi, anche se poi naturalmente
non potevano essere i pomi del giardino delle Esperidi, quelle per i quali Ercole uccise il serpente, non potevano essere agrumi, perché ancora gli agrumi in Grecia non erano arrivati, forse era arrivato il cedro, ma certamente non ancora gli agrumi che ci sono più noti. Però l'albero da frutto, Plinio il Vecchio nella Historia Naturalis, libro che sembra straordinario 2000 anni fa, straordinario ancora adesso per ricchezza di informazioni, correttezza anche di informazioni, gli alberi da frutto insegnano agli uomini a unire il diletto alla necessità del cibo. Ancora una volta, utilità e bellezza, la multifunzionalità di cui parlavo all'inizio, diventano elementi inscindibili. Nei giardini, nei paesaggi degli alberi, sono imprescindibili l'uno dall'altro. Dove c'è utilità, lì c'è bellezza. Dove c'è bellezza, lì c'è utilità. Restiamo agli agrumi, perché gli agrumi sono appunto il simbolo di questa unione, di questo intreccio. La pubblicità dei commercianti di agrumi di Palermo, faccio spesso riferimento a Palermo, alla Sicilia, perché del resto sono siciliano, e perché poi lì gli agrumi hanno evidentemente un nel paesaggio, nell'economia, hanno avuto un ruolo molto importante. E appunto il limone, Venere è il testimone di questa pubblicità di fine secolo, ma in maniera assolutamente perfetta l'unione tra utilità e bellezza nel paesaggio e nei giardini è espressa da Rosario Assunto. Rosario Assunto è un filosofo dell'estetica che è stato poco considerato negli anni 70 quando ha scritto, e che adesso invece viene letto, riletto sempre con più attenzione. Lui ci dice che è questo, quello degli agrumi, quello degli alberi da frutto, adesso non limitiamo queste considerazioni al paesaggio degli agrumi, ma diamolo al paesaggio degli alberi da frutto, è un paesaggio perfetto. L'idea è il giardino assoluto, l'idea del giardino che è natura contemplabile, e con l'idea del frutteto che è la natura utile alla vita. Vedrete dopo alcuni esempi di territori, di iniziative. Io vorrei soltanto ricordarvi qui che in gran parte del Mediterraneo, del sud del Mediterraneo in modo particolare, quando si dice giardino, si intende un frutteto, un orto frutteto. In Sicilia il giardino ornamentale è la villa, il giardino è il frutteto, è l'agrumeto, e questo è sempre vero. Mi ricordo adesso di lo ricorda Leonardo Sciascia, quando parlando degli agricoltori, dei contadini siciliani, dice che gli agricoltori siciliani, ed è vero, è stato vero per molto tempo, non amano gli alberi belli, soltanto belli da vedere, gli alberi li considerano inutili, ed è un epiteto lanciato ai giovanotti di bella apparenza ma di poca sostanza, arbulo di belluvidiri, albero bello da vedere, appunto un insulto, un gentile insulto che fa capire come agli alberi, forse per la storia della Sicilia, del sud dell'Italia, del sud del Mediterraneo, a quelle terre difficili da coltivare, all'estate troppo secche, agli alberi non basta chiedere bellezza, bisogna sempre chiedere anche l'utilità. La storia che inizia con Uruk, con Gilgamesh, e che ci porta oggi è la storia di un giardino, è la storia dei giardini classici, no? Attraversa tutta la storia del giardino, l'utilità e la bellezza. Poi ci sono chi di voi si intende di storia dei giardini, sa che in un certo periodo, nel Settecento, il giardino barocco è stato da questo punto di vista, ancora prima è stato da questo punto di vista
dirimente gli alberi da frutto sono stati allontanati dai giardini e gli alberi nei giardini hanno preso più una funzione scenografica hanno ripreso la funzione scenografica che avevano, comunque hanno abbandonato la funzione produttiva, ma questa caratteristica rimane nei giardini e nei paesaggi mediterranei, nei giardini mediterranei che sono intorno a noi, che vediamo intorno a noi. È un carattere che li attraversa, che attraversa la loro storia e che credo, a questo poi arriverò con le ultime diapositive, abbiamo tutto l'interesse, prima ancora se volete tutto il piacere a mantenere. L'idea di giardino mediterraneo ha una, pur essendo antichissima nella storia, mi ripeto, è un'idea che è una definizione, che l'idea viene definita nel libro di Emilio Sereni, La storia del paesaggio agrario italiano, un libro del 1961 che ogni volta che lo cito non posso fare a meno di consigliarlo, perché riesce a mettere insieme la storia dell'agricoltura italiana, del suo paesaggio, con la storia dell'arte. Utilizza, come in qualche modo provo a fare anche io, la percezione, come vi dicevo, per spiegare le ragioni del nostro paesaggio, le ragioni della sua evoluzione. Il paesaggio del giardino mediterraneo, Sereni lo riporta questo disegno, è una epigrafe romana trovata in Sicilia, in territorio di Messina, che mostra gli elementi che stanno alla base del paesaggio del giardino mediterraneo: i muri che lo circondano, gli alberi, la policoltura, quindi la diversità, ma su questo torniamo, delle colture e della vegetazione che lo compone, la casa, l'abitazione e l'acqua, necessaria nell'estate mediterranea per la sopravvivenza e la piena produttività degli alberi da frutto. L'Italia è, lo diceva Varrone, no? L'Italia è tutta coltivata ad alberi da frutto nel primo secolo dopo Cristo. E così appare ancora adesso. Bisogna quando si leggono i viaggiatori, i testi dei viaggiatori del Grand Tour del 700 e dell'800 che attraversano le Alpi e arrivano in Italia, quello che sorprende per noi che magari siamo abituati a questo è la considerazione di quanti alberi diversi tra loro, quante specie si incontrano. L'elenco delle specie da frutto coltivate nei nostri giardini è pressoché infinito, c'è tutta la variabilità che il nostro clima consente. In altri paesi con climi diversi non è così. Nei nostri boschi, per uscire dai giardini, si trovano fino a 100 specie diverse di alberi. In un bosco del nord Europa non superiamo i 30. Questa grande diversità è sorprendente ed è, lo dice Lucio Gambi, geografo, importante geografo, è l'invito del clima, è il nostro clima che lo consente. Non è sempre così, non diamo questa immagine di straordinaria fertilità di tutta l'Italia, perché chi visita le regioni del sud o anche certe zone dell'Appennino si accorge della mancanza degli alberi, quella invocazione, gli alberi, ci sono gli alberi, e il grido di sollievo che sale dalla carrozza del principe Salina nel Gattopardo, quando dopo aver attraversato le zone interne, il latifondo, i pascoli e i seminativi della Sicilia interna, e il grande sollievo nel vedere in lontananza un ciuffo di alberi, tre sbilenchi eucalitti li definisce, ma pur sempre alberi. Dove c'è l'albero c'è riposo,
c'è il cibo, c'è l'acqua, c'è l'ombra, c'è la casa. E questa considerazione ci porta a sottolineare il legame tra la storia della città e quindi la storia della civiltà e la storia degli alberi e la storia dell'agricoltura. Lo diceva questo importante storico francese, ce lo ricorda la storia della mezzaluna fertile, e quando l'uomo, sappiamo tutti che l'uomo passa da cacciatore nomade ad agricoltore, quando passa da cacciatore nomade ad agricoltore fonda la città, diventando agricoltore, ma in realtà non è tanto l'agricoltura quanto la frutticoltura, la coltivazione degli alberi a renderlo sedentario, perché gli alberi non possono essere abbandonati a se stessi, devono essere, quando vengono piantati, devono essere curati nel corso degli anni per arrivare a far frutto. Possono passare 4, 5, 10 anni, dipende dalle specie, dipende dalle tecniche. C'è bisogno di costanti attenzioni, c'è bisogno di costanti cure, c'è bisogno della presenza dell'uomo. Insieme alla coltivazione degli alberi, l'uomo impara a leggere, a scrivere, la metallurgia diventa, lì nasce la civiltà, la filosofia nasce con gli alberi, la civiltà nasce con gli alberi, nasce insieme agli alberi. E questo è un legame che dobbiamo, credo, abbiamo tutto l'interesse a mantenere, ovviamente. Non voglio divagare, ma sappiamo bene come in tempi di cambiamenti climatici e quindi di preoccupazioni rispetto al futuro del pianeta, siamo chiamati non soltanto a usare meno petrolio, a risparmiare energia, a sviluppare le energie rinnovabili, ma siamo chiamati anche a piantare più alberi, a difendere gli alberi che ci sono e a piantare più alberi. Da questo dipende il nostro futuro, come è dipeso il nostro passato. I caratteri del giardino mediterraneo sono ben definiti, del giardino mediterraneo nella sua classicità sono ben definiti. L'Odissea, il giardino di Alcino, è presso le porte e quindi è presso la città, come vi dicevo, e tutto intorno corre una siepe, sono luoghi chiusi, dentro ci sono alberi e sono alberi di tante specie. La policoltura si definisce in opposizione alla monocultura degli ultimi 50 anni, quella che rende le nostre aziende agricole, i nostri paesaggi omogenei come se fossero tavoli da biliardo, mentre non è stato così mai nel resto della storia. La diversità, adesso incomincerò più spesso a usare questo termine, la biodiversità, la diversità tra organismi all'interno, la variabilità all'interno delle specie o tra ecosistemi diversi, per usare parole dell'ecologia, è la caratteristica del giardino mediterraneo. Da loro dà ai giardini mediterranei, ai paesaggi mediterranei, dà stabilità. Chi ha studiato o chi conosce un po' di ecologia sa che dove c'è diversità c'è complessità, dove c'è complessità c'è stabilità. E questo è vero in natura ed è vero, ma magari su questo poi torneremo con qualche considerazione in più, tra gli uomini, nella storia degli uomini. Il Mediterraneo è il mare dove, un mare facitore di civiltà. Tutte le civiltà, tutte le grandi civiltà dell'Occidente sono nate attorno al Mediterraneo, attraverso il Mediterraneo, e questa grande... perché lì si sono appunto incontrate, come dicevo all'inizio, storie e nature diverse in continuazione. Mantenere questa capacità di scambio, questa possibilità di incrocio, è fondamentale oggi e in futuro come lo è stato in passato. Altri
altre citazioni nobili, classiche, se volete, mi confermano quello che dicevo: alberi fruttiferi di ogni specie nei giardini, acqua per poterli irrigare. È una considerazione che ci riporta adesso lentamente al concetto di partenza dell'utilità e bellezza, piantati a intervalli regolari. Nei Paradeisos di Ciro, quei giardini che hanno dato il nome al paradiso, che hanno fornito ai traduttori greci della Bibbia la parola buona per raccontare il giardino della Genesi. Paradiso, credo che questo lo sappiate, ma lo ricordo, viene da una parola di origine persiana che significa muro attorno, para deisos, che significa appunto muro attorno, anche qui un luogo chiuso, un giardino. E questi erano i giardini di Ciro, in cui gli alberi venivano piantati ad intervalli regolari. È curiosa questa rappresentazione del paradiso che vedete nel disegno, perché appunto un frutteto regolare: c'è l'albero del bene e del male, c'è l'albero della conoscenza al centro, ci sono i fiumi della Bibbia che lo attraversano, ma gli alberi sono regolarmente disposti come in un frutteto. I giardini del Mediterraneo, i giardini fruttiferi del Mediterraneo, se devono produrre, devono rispettare la forma, devono rispettare un disegno, non possono essere casualmente disposti nel terreno, perché questo causerebbe una serie di difficoltà nel coltivarli, di fatica in eccesso, di acqua in eccesso, in un frutteto moderno, di macchine e di combustibili in eccesso. La regolarità consente una migliore utilizzazione delle risorse, ma sono ugualmente belli. Il rapporto tra utilità e bellezza è funzionalità e forma, e del resto anche questo è una di quelle considerazioni che filosofi ed economisti fanno dall'inizio della storia dell'uomo. Bello è ciò che è adatto allo scopo, l'espletamento dello scopo a cui tutto è designato conferisce bellezza all'intero oggetto. Socrate e Adamo Smith ci dicono la stessa cosa, e se volete possiamo fare riferimento al design industriale oggi o all'architettura, alla storia dell'architettura, in cui l'armonia, alcune caratteristiche che sono, alcuni termini si trovano sia in ecologia, armonia per esempio, ordine, che in architettura in diversi saperi. Utilità e bellezza si uniscono, si incontrano anche da questo punto di vista. Vi dicevo che sono palermitano e quindi non posso non lamentare, parlando dei giardini mediterranei, del paesaggio dei giardini mediterranei, il destino a cui l'uomo ha destino che l'uomo ha dato a uno dei territori più belli, paradisiaco, lo definiva Brodel, no? Fernand Brodel, la Conca d'Oro di Palermo. Era un territorio di una bellezza infinita, quello storico siciliano del V secolo ci dice come, oltre ad essere bello, era anche utile. È stato sede dei giardini più belli e delle agricolture più ricche. Le immagini che vi mostro lo testimoniano: questa conca che abbraccia questa città aperta sul Mar Tirreno, una distesa profumata di alberi e poi di agrumi, adesso una città che ha invaso quest'area e ha distrutto appunto uno dei paesaggi più utili e più belli che la storia ci abbia lasciato.
Guardate come il nero e il grigio, i colori dell'asfalto e del cemento, abbiano in 100 anni, ma soprattutto negli ultimi 50 anni, annullato utilità e bellezza e reso difficile, prossima al collasso ecologico, questa città come tante altre città. Palermo è l'esempio che posso fare, un esempio illustre da questo punto di vista, ma credo che sarebbe ingiusto per la mia città limitare l'esempio a lei, ed è facile dire che questo è il destino di gran parte delle nostre città. Cattiva urbanizzazione, cattivo controllo del territorio, spreco delle risorse hanno portato alla distruzione dei paesaggi utili e belli del Mediterraneo. E ne rimangono. Questa immagine ci porta a un giardino del Fai, nella Valle dei Templi, il giardino della Colimbetra, dove si ritrovano altri due aspetti, oltre all'utilità e bellezza, insieme all'utilità e alla bellezza, che mettono insieme il giardino mediterraneo, l'idea del giardino mediterraneo, che è l'incontro tra la natura e la storia. Natura e storia eccezionali, come vi dicevo all'inizio, il tempio di Castore e Polluce, gli agrumeti, gli alberi di olivo, i mandorli in fiore, gli olivi millenari e una straordinaria biodiversità, ricchezza biologica espressa da quei tanti frutti che vedete in quella nella diapositiva. E questa biodiversità, che definisce l'identità del nostro paesaggio, è una biodiversità che però abbiamo, che la storia del, non soltanto la natura, anzi devo dire che la natura da questo punto di vista è stata piuttosto avara nel Mediterraneo. A noi italiani mediterranei appartiene fin dall'inizio della nostra storia l'olivo, la vite, il melograno e poco altro. Tutto il resto, quello che oggi costituisce la nostra identità, il paesaggio nel quale ci ritroviamo, è il risultato della storia. Natura e storia si intrecciano. Sempre Febbre ci dice di questo, di un impossibile viaggio di Erodoto, lo storico greco, un impossibile viaggio nel Mediterraneo di oggi, e la sorpresa nel vedere attorno a sé piante che vengono, arance, limoni, mandarini, che vengono dall'Asia, dalle pendici dell'Himalaya e che la storia dell'uomo ha portato nel Mediterraneo, alberi, piante che arrivano dall'America, la scoperta di una nuova straordinaria biodiversità dopo il viaggio di Colombo, piante che arrivano addirittura dall'Australia, piante che arrivano dal più vicino Oriente come i cipressi. Questo nel paesaggio, naturalmente poi se andiamo a tavola la diversità aumenta ancora. L'identità del giardino mediterraneo, l'identità mediterranea è fatta di piante, di vegetazioni, di nature che raccolgono la bellezza, la ricchezza dell'intero mondo e, come dicevo prima, di storie dell'uomo che raccolgono in questo mare che unisce 3 continenti, l'unico mare di così grande importanza che si confronta con 3 continenti, gli altri non hanno questa eccezionalità. E lì si confronta e si ha appunto nella diversità quella complessità e quella straordinaria possibilità che chiamavo la stabilità, la potenziale stabilità che la storia assegna al Mediterraneo. Le presenze sono sorprendenti. Noi abbiamo del Mediterraneo, del paesaggio mediterraneo, del giardino mediterraneo, un'idea che è sedimentata nell'esperienza nostra, delle generazioni che ci hanno preceduto. Ma il primo europeo che arrivò in America, il primo naturalista europeo che arrivò in America, Oviedo y Valdés, era uno spagnolo, nel 1515, quindi
pochi anni dopo il viaggio di Colombo, si trovò di fronte a una natura assolutamente sorprendente, e di fronte al fico d'India, che oggi forse è la pianta, una delle piante emblematiche del paesaggio mediterraneo, lo si trova dappertutto lungo le coste del mare Mediterraneo, si chiese preoccupato, spaventato, se quello fosse davvero una pianta e non piuttosto un mostro, e poi continua dicendo: io vorrei, non sono in grado di disegnarlo, vi faccio questo disegno, ma qua ci vorrebbe il pennello di Leonardo da Vinci o del Mantegna, non ha bisogno di... appunto di testimoni importanti per rappresentare la sorpresa di fronte a nature così diverse. Nature così diverse che ci appaiono così diverse, ci appaiono lontanissime, ci appaiono mostruose, ma che poi poco dopo si rivelano utili. Il cibo dei poveri è stato il fico d'India per i popoli del sud del Mediterraneo, o l'alimento per il foraggio, l'unico foraggio disponibile nelle calde, siccitose estati, e che poi appunto invece si dimostrano di straordinaria utilità. Il diverso, la biodiversità, spaventa, ma se si ha il coraggio ad accettarla, poi alla fine mostra quanto utile possa essere. La storia e la natura si incontrano nel tempo e nello spazio, questa è sempre la valle dei templi, vedete, sono immagini dei viaggiatori confrontate con l'idea, con immagini di oggi, e le bellezze dell'architettura si uniscono alle bellezze della natura. Con quei disegni, in questi territori, in quegli anni, l'idea del giardino mediterraneo, l'idea del giardino neoclassico, poi che si traduce in alcune regioni, nelle regioni del Mediterraneo, in un giardino di un certo tipo, in altre ancora in giardini di altro tipo, si è sviluppata appunto di fronte a paesaggi di questo tipo. I viaggiatori arrivavano al sud, arrivavano a Roma, poi a Pestum, i più coraggiosi arrivavano fino ad Agrigento o Segesta, e lì scoprivano certo i templi che volevano studiare, erano architetti soprattutto, erano spinti da storici dell'arte, potremmo dire oggi, spinti da interessi di questo tipo, ma li trovavano immersi in questa natura sorprendente, straordinaria, immersi e indissolubili da questa natura, e tutto questo poi si è trasferito nell'idea di paesaggio, nell'idea di giardino, che ha un giardino neoclassico, per esempio, deriva da questo, che è diventata l'idea che parte importante appunto della cultura paesaggistica. Questo incontro tra storia e natura, fatemi essere ancora una volta orgoglioso della storia della Sicilia, e anche si è avuto in quei due secoli in cui la Sicilia è stata islamica. I giardini della Palermo araba e normanna, anche qui vedete come la biodiversità, anche quando riguarda i nomi e anche quando riguarda gli uomini, riesce perfettamente a legarsi insieme. I normanni adottarono in pieno lo stile di vita degli arabi che avevano soppiantato, e lo dimostrano con i loro straordinari giardini. Il Genoard, il paradiso della terra, talmente bella era la Conca d'Oro, perché lì sorgeva il Genoard di cui vi dicevo prima, sono luoghi dove si unisce la diversità, ma dove l'utilità si sposa ancora una volta alla bellezza, alle multifunzionalità. In questi giardini, erano giardini in cui si importavano le piante, si provavano, davano all'agricoltura, ma erano luoghi di piacevolezza, di bellezza, di piacere, di gioia. Piacere, scienza e arti si mischiano, si uniscono, si incontrano nei giardini. È lì, nel giardino, che il meglio della natura e il meglio della storia si incontrano.
l'identità. Da questo incontro tra diversità nasce l'identità del Mediterraneo, della natura e della storia dei popoli mediterranei. Nasce attorno a un albero, e qua dobbiamo andare alle specie autoctone, dimentichiamo un attimo la storia esotica, l'incontro tra natura e cultura che poi attraversa la storia mediterranea, nascono attorno a un albero, che è l'albero d'olivo. Atena e Poseidone chiedono agli ateniesi quale dono vogliano dagli dèi, gli alberi di olivo piuttosto che i cavalli, e gli ateniesi non hanno dubbio, vogliamo l'albero d'olivo, e per cui da Atena, Atena viene ricompensata anche dal nome che la capitale greca prenderà. Ed è singolare come un albero, un paesaggio, venga a definire l'identità del Mediterraneo, l'identità dei popoli mediterranei. Storici, geografi, politici non riescono a definire i confini del Mediterraneo, della civiltà mediterranea, perché non ci sono aspetti geologici piuttosto che morfologici o vicende storiche a definirli con esattezza, hanno bisogno di ricorrere al paesaggio, hanno bisogno di ricorrere all'albero. Dove c'è l'albero di olivo, lì è Mediterraneo. E questo ci aiuta inevitabilmente, facilmente a riconoscerci. Qualcuno mi faceva considerare che in effetti con i cambiamenti climatici anche questo non sarà più possibile, piantano olivi in Inghilterra perché si aspettano di poter produrre anche loro olio d'oliva, e quindi anche questo, cioè anche questo aspetto della nostra identità è in forza, in crisi. Vorrei tornare con questa diapositiva ad un aspetto che avevo già definito. Più volte ho detto che il Mediterraneo è il mare dell'incontro tra le diversità, e qua mi rifaccio all'ecologia prima ancora che all'uomo, che alla storia dell'uomo. Mi rifaccio all'ecologia quando definisce i margini. Vedete quella immagine chiusa tra due paesaggi dell'Etna, quello è l'Etna, in cui il bosco è contiguo al campo coltivato, il campo coltivato è contiguo al manufatto in pietra a secco, il mare è a pochi chilometri, ma anche le nevi sono a pochi chilometri. Sono zone dove i margini, gli ecotoni, li chiamano gli ecologi, sono particolarmente diffusi, dove ambienti diversi si toccano tra di loro, dove nature e culture diverse si toccano tra di loro, dove i margini che noi abbiamo trasformato, che adesso chiamiamo barriere, che chiamiamo confini, dove abbiamo alzato intrecci di fili spinati piuttosto che muri, che l'uomo quindi sta cercando di rendere invalicabili. I margini del Mediterraneo sono diventati questi da qualche anno a questa parte. In natura i margini sono esattamente il contrario, sono i luoghi della trasparenza, sono i luoghi del contatto, sono i luoghi dell'incrocio. Ai margini nature, storie genetiche, patrimoni genetici, storie diverse si intrecciano tra di loro, ai margini c'è più luce, c'è più energia, c'è più diversità, c'è più ricchezza. Chiudersi in natura è uno straordinario errore. Si perde quella complessità e quella stabilità che è propria della diversità. In natura aprirsi è fondamentale. Credo che anche nella storia dell'uomo questo debba essere sottolineato e ricordato. E l'identità, mi riferisco a questo tema perché è un tema che attraversa
altri interventi, magari con, sicuramente con maggiore proprietà in questo, in questi incontri di Pistoia, l'identità è un patrimonio di ciascuno di noi. Ognuno di noi è legato all'identità della sua storia personale, della sua famiglia, del suo popolo, non è imprescindibile questo. Ed è bene che sia così, non può diventare chiusura, ma non può essere certamente annullata. L'identità va anche cercata. Vedete, quando il patrimonio del giardino mediterraneo, la bellezza del giardino mediterraneo, degli agrumi, degli alberi da frutto, dei fiori e dei frutti insiemi, dell'utilità è tale che da, direi da Firenze in su, no? Nelle orangerie, limonaie, cedraie, come si chiamano in tutta Europa, queste strutture architettoniche venivano utilizzate per consentire la coltivazione degli alberi di agrumi. Non si rinunciava all'utilità e alla bellezza dei giardini, non si poteva disporre del clima mite mediterraneo che consentiva la loro sopravvivenza d'estate e ogni inverno venivano posti al chiuso per essere protetti. Il giovane Stendhal, di fronte alla bellezza degli agrumi, si chiedeva meravigliato se mai possibile che esistano posti al mondo in cui alberi così belli, paesaggi così belli possono esistere. E anche senza in tempi più vicini a noi, anche lo stesso Pasolini ce lo ricorda in un reportage di un viaggio agli inizi degli anni 50 nel sud dell'Italia. Esclamava estasiato, sorpreso di fronte alla variabilità, alla diversità, all'utilità e alla bellezza del nostro paesaggio. Non è mica una chiacchiera che qui profumano zagare e limoni, liquirizie e papiri. Adesso non oso pensare di quali paesaggi parlasse Pasolini negli anni 50 e cosa adesso questi paesaggi sono diventati. Sono diventati per forza i paesaggi più devastati dell'Italia. Quando non si ha a disposizione utilità e bellezza, quando non si ha a disposizione il giardino mediterraneo, questo può essere ricreato. I viaggiatori, i grandi viaggiatori, venivano in Italia, ammiravano la nostra natura, ne tornavano il rapporto tra natura e cultura, ne tornavano estasiati e non ci rinunciavano, arrivavano a creare nelle loro capitali, qui siamo a Potsdam, vicino a Berlino, un giardini che chiamavano siciliani o mediterranei, giardini straordinari perché questo giardino, il giardino di Sanssouci, dal 1856, quindi da 150 anni, viene creato ogni mese di maggio, si aprono le porte dell'orangerie e escono aranci, limoni, palme, olivi e melograni, e ogni ottobre viene smontato, tutto ritorna in una serra. Ogni anno questa grande fatica, ma non si rinuncia all'utilità e alla bellezza del Mediterraneo. Il paesaggio mediterraneo è fortemente in crisi, adesso c'è quest'ultima peste che lo sta distruggendo, che sta alterando la sua identità, il famoso, tristemente noto punteruolo rosso degli agrumi, c'è anche in Toscana, quindi lo conoscete anche voi, sta distruggendo le palme delle Canarie del Mediterraneo, sta alterando la fisionomia, la natura e la fisionomia dei giardini storici di Napoli, di Roma, di Palermo, per restare in Italia, ma è così in tutto il Mediterraneo.
E anche in questo modo si crea una frattura, una rottura tra quella che è la nostra storia, la nostra identità, il nostro ricordo, la nostra memoria, i legami con la nostra storia e il presente. E nel Bell'Antonio Vittoriano Brancati fa dire a un protagonista del libro che di fronte a una palma lui per quella palma darebbe tutti i giardini di Versailles, è talmente affezionato a quella palma che darebbe tutti i giardini di Versailles. L'identità con il paesaggio è un'identità forte e anche da questo è un altro esempio delle minacce che stiamo seguendo. Mi avvio alla conclusione con alcune diapositive che magari vedrò di essere più rapido. Abbiamo parlato spesso di biodiversità e lo facciamo nell'anno della biodiversità. Abbiamo parlato spesso di paesaggio e lo facciamo 10 anni dopo la firma, anche questo è un anniversario, la firma a Firenze della Convenzione Europea del Paesaggio. È importante riconoscere il paesaggio e quel paesaggio perfetto che è rappresentato dai giardini come espressione della diversità delle popolazioni, del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità. I giardini e i paesaggi sono parte essenziale della nostra storia, della nostra identità. Non possiamo rinunciare. Noi come popolo, noi come comunità, ciascuno di noi come comunità ha un modo poco noto, poco consapevole con cui si esprime, ed è il paesaggio, lo dice quella citazione di questo autore tedesco, che ci ricorda appunto che un poeta può scrivere una poesia, un pittore può dipingere un quadro, un popolo fa un paesaggio, crea un paesaggio. Nelle alterazioni dei paesaggi, nelle grandi opere inutili che lo distruggono, nell'abusivismo che lo violenta, nella cattiva urbanizzazione, in tutta questa continua distruzione, in questa debolezza intrinseca del paesaggio rispetto ad altri interessi, c'è il rischio di una definitiva perdita della nostra identità, della nostra natura. E il paesaggio toscano, ma questo potrebbe, diciamo, nell'esempio più noto, tutto questo, tutto quello che abbiamo detto, tutta questa attenzione al paesaggio, all'identità, alla storia, alla natura, alla diversità, questo paesaggio agrario del giardino mediterraneo o mediterraneo in generale, potrebbe sembrare a prima vista, come diceva questo geografo francese, che non sia il risultato di una operazione di tipo economico, perché i paesaggi agrari vengono costruiti, vengono disegnati per produrre. La bellezza, vi ricordate Socrate e Adamo Smith, è una conseguenza della utilità ai quali vengono nel rispetto delle regole, delle norme dell'ecologia e dell'agronomia, di quella capacità di produrre che sono chiamati a svolgere. Sembrerebbe che vengano realizzati addirittura soltanto per la bellezza, tanto belli sono. Lo dice ancora una volta Pierpaolo Pasolini, la bellezza produce ricchezza. In una terra come l'Italia, in una regione come la Toscana in primo luogo, in cui alla natura e alla cultura affidiamo grandissima parte della nostra economia, questo va ricordato. La bellezza, così come nei terrazzamenti di Amalfi, produce ricchezza. Vive in una specie di agio tranquillo, lasciando che la bellezza lavori per lei, magari fosse possibile. Magari fosse possibile perché questo atteggiamento è statico, un atteggiamento pericoloso. I contadini siciliani che lottavano alla fine, dopo la guerra, per strappare le terre ai latifondisti,
e volevano piantare, perché volevano finalmente piantare alberi, perché soltanto quando la terra è mia, quando ho certezza del possesso, pianto gli alberi, non pianto gli alberi sulla terra di un altro. Soltanto in quel caso pianto gli alberi, appunto, e li sogno di notte terre che col mio lavoro, con la mia fatica, col mio sudore possono essere piantati a ciliegi e peri. E Cesare Brandi, del paesaggio di Pantelleria che lì vedete, un paesaggio costruito pietra su pietra, strappato al caos, all'originario caos vulcanico, si chiedeva quanto amore e sudore è costata questa terra. La bellezza non è, come si dice, non è gratis, no? Non si trova a... Non è facile da trovare, deve essere costruita, deve essere difesa, deve essere sudata. Vi ricordate, sto proprio finendo, vi ricordate un paio d'anni fa il Fondo per l'Ambiente Italiano che faceva la sua campagna di tesseramento ricorrendo a una frase di Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, poi ripresa in altre occasioni, ci salverà la bellezza. Preparando un po' questa relazione ho trovato anche frequente il ricorso all'affermazione ci salverà la poesia, lo dicono poeti di tutti i tipi, da Alda Merini a Mario Luzzi a Lorenz Ferlinghetti, questa attesa salvifica che utilità, che la bellezza o la poesia possono essere sufficienti a salvarci. Certo sono essenziali, utilità e bellezza vanno assieme, non possono essere separati, ma l'utilità nelle sue diverse forme deve essere, nelle sue diverse funzioni deve essere considerata. E allora sono andato incuriosito a guardare, a leggere che cosa diceva in effetti Dostoevskij nell'Iliade, ed è una affermazione ben diversa. Anche Dostoevskij non si illude, non è soltanto la bellezza che può salvare il mondo, c'è bisogno, per restare in ambito filosofico, oltre che dell'estetica c'è bisogno anche dell'etica, c'è bisogno della responsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso il pianeta. Ecco, io credo che la storia e le vicende del paesaggio mediterraneo, del giardino mediterraneo, questo ce l'abbiano dimostrato. Vi ringrazio per la vostra attenzione.